Lotta alla criminalità e sostegno all'occupazione, questi temi principali del PDL campano, il cui candidato alla presidenza della Regione Campania ieri ha ricevuto la ministro Carfagna. Nel PD, dopo l'accordo con l'Italia dei Valori, il candidato De Luca annuncia pochi grandi progetti e meno burocrazia. Guido Pocobelli, Ragosta. Mara Carfagna apre a Napoli la campagna elettorale per le regionali. Al suo fianco il leader del PDL in Campania, il candidato presidente Stefano Caldoro. Il ministro rivendica i successi del governo nella lotta alla criminalità. Noi, i mafiosi, li arrestiamo, dice. Il governo Berlusconi sta dimostrando di essere l'esecutivo che ha sferrato l'attacco più deciso alla camorra. Caldoro raccoglie l'invito del cardinale Sepe e annuncia un piano per l'occupazione. Ottimismo di Caldoro e Carfagna sull'accordo non ancora siglato con l'UDC di De Mita e Casini. Nel centro-sinistra il candidato presidente De Luca, dopo l'accordo con Italia dei Valori, annuncia l'alleanza con Sinistra e Libertà. Dal partito di Di Pietro inviti all'europarlamentare De Magistris a sostenere il sindaco di Salerno. De Luca, nel tour partenopeo, annuncia di voler trasformare la Campania nel più grande cantiere europeo. Pochi grandi progetti e meno burocrazia.